successiva opzione del eh, comando rettangolo quote andiamo, eh, ritorniamo a vedere la grafica quindi ecco abbiamo visto sì, l'opzione aria ora andiamo a vedere l'opzione quote che possiamo selezionare con la lettera maiuscola q cioè la lettera q eh, cosa ci chiede cioè, una volta inserita questa opzione Fatto due, vengono fatte due richieste quindi dobbiamo inserire questa volta un valore per la lunghezza eh, nel senso della nella direzione x, quindi e inserire la successiva richiesta un altro valore per la larghezza, cioè l'altra dimensione nella direzione y. E, quindi, e poi, quindi dobbiamo costruire questo rettangolo con queste due quote, queste due dimensioni, quindi dimensione lunghezza. E larghezza quindi andiamo a vedere in AutoCAD come funziona questa opzione allora cancello cancelliamo quindi questi due rettangoli allora conservo queste due linee in modo tale che individuano un punto che faccio coincidere con l'angolo inferiore sinistro del rettangolo quindi inserisco, sì, inserisco il rettangolo dalla barra degli strumenti di segna, quindi primo punto, oh, quindi specifichiamo il primo punto e faccio coincidere questo primo punto con l'intersezione di queste due linee. Oh, eh, prima di inserire il secondo punto, quindi eh, passo all'opzione, quindi inserisco la lettera Q per inserire l'opzione quote e quindi invio ecco le richieste specificare lunghezza dei rettangoli e qui tra le prende singolari vediamo lo, eh, la distanza e la lunghezza di default essere di 10 noi invece magari inseriamo 60 nel metà video quindi 60 e poi invio successiva richiesta specificare larghezza dei rettangoli e anche qui tra le prende singolari vediamo 10 e comunque inserisco Inserisco 40 unità video, questa larghezza è nella direzione Y. Poi, una volta inserite queste due dimensioni, quindi in questo nel mio caso 60 e 40, seleziono invio. Ci chiede un punto per ehm, individuare il rettangolo, cioè rispetto a questo primo punto. No? E quindi abbiamo individuato il rettangolo con il primo punto eh, specificato, no? con lo strumento di fondamento, poi abbiamo costruito la lunghezza e la larghezza avendo, dando, avendo assegnato le dimensioni 60 e 40 ora però da quale parte dobbiamo costruire il rettangolo quindi abbiamo qui in, a destra del punto, a sinistra anzi in alto a destra in alto a sinistra in basso a sinistra e in basso a destra quindi è sufficiente muovere lo strumento di bondamento per, ehm, per specificare diciamo in quale parte deve essere costruito il rettangolo. Ora qui lo vogliamo costruire in alto a destra, quindi muoverò lo strumento di puntamento rispetto al, punto, al primo punto. Lo muoverò appunto nella direzione in alto a destra e quindi il rettangolo sarà costruito in alto a destra e quindi seleziono invio per scegliere questo punto no, invio, scusate seleziono inserisco eh, il tasto sinistro del mouse per specificare questo punto e esco dal comando Queste, eh, è questa è questa è l'opzione quote del comando rettangolo Comando rettangolo, successiva opzione rotazione. Quindi ritorniamo a vedere la grafica. Allora, ecco rotazione. Sì, abbiamo visto quote, ora vediamo l'opzione rotazione. Quindi possiamo selezionare anche qui eh, l'opzione rotazione dopo aver inserito il primo angolo del rettangolo e. Dopo aver inserito il primo angolo, possiamo inserire R di Roma per selezionare l'opzione rotazione. Allora, per la rotazione, quale richieste vengono effettuate? Ci chiede inserire un valore per l'angolo di rotazione e tra le prennesi angolari vedremo il valore di default. Quindi, cosa eh, ci sta chiedendo l'AutoCAD? Ci sta chiedendo l'angolo della rotazione, cioè l'angolo. Eh, di quando deve essere inclinato il rettangolo che andremo a costruire in sostanza. Quindi dobbiamo specificare un valore angolare, in quale modo o inserendo eh, un valore o confermando il valore visualizzato tra le parentesi angolari, oppure eh, possiamo inserire un altro punto per eh, impostare diciamo, l'angolo ehm, l'angolo. Per impostare l'angolo con la direzione eh, eh, impostata con il punto. Andiamo a vedere in AutoCAD che è più semplice. Allora, cancelliamo quindi questo, nuovo, questo rettangolo costruito in precedenza. Quindi andiamo a cancellare. Lasciamo sempre le eh, due linee convergenti per individuare l'angolo, il primo angolo del rettangolo quindi inserisco rettangolo nell'area tastiera rettangolo ecco qui, allora inserisco specificare il primo angolo seleziono l'intersezione di queste due linee e successivamente la richiesta specificare un altro angolo opposto o opzioni aria, quote o rotazione quindi inserisco la lettera R di Roma per scegliere l'opzione rotazione, R e poi invio. ecco ora qui, vediamo le richieste. Specificare l'angolo di rotazione. Inserisco F8 per attivare l'orto. E quindi tra le prende singolari, vediamo l'angolo 0. Quindi in questo momento è impostato 0 come inclinazione del rettangolo. Però possiamo dare un valore diverso. In quale modo? O selezionandolo, come abbiamo detto, con due punti. Quindi possiamo selezionare un secondo punto per individuare un angolo. Quindi un angolo sarebbe costituito dalla, eh, dalla direzione diciamo, della linea elastica, o meglio, dal punto inserito con rispetto al primo punto. Oppure possiamo inserire un valore, non so, 30 gradi. Ecco, vogliamo che questo rettangolo abbia un'inclinazione di 30 gradi. Quindi inserisco 30 e poi invio. E ritorniamo alle richieste. Quindi in questo momento, avendo mostrato 30 ⁇ il rettangolo viene costruito e con un'inclinazione di 30 ⁇ Quindi possiamo poi costruire questo rettangolo eh, nei consueti modi, cioè selezionando il secondo punto in modo standard, oppure inserendo aria, oppure inserendo quote. Quindi questa volta eh, costruisco il rettangolo in modo standard, cioè selezionando un secondo punto. Ora, avendo impostato 30, se sì, ritorno al comando e inserisco nuovamente eh, rettangolo. Allora, rettangolo rimane memorizzato, allora inserisco un primo punto per individuare un angolo del rettangolo. Il secondo punto, il rettangolo viene sempre costruito eh, a un'inclinazione di 30 ⁇ perché conserva l'ultimo valore immesso per rotazione questo punto se vogliamo ritornare ad avere un rettangolo ipotesi orizzontale o verticale quindi inseriamo R nuovamente e in questo modo in que inseriamo il valore 0 e invio e quindi si ritorna ad avere un, eh, un rettangolo quindi con eh, orizzontale quindi con l'indicazione 0 allora un'altra particolarità di questa opzione, cancello ancora questi due rettangoli, quindi ritorno a inserire nuovamente rettangolo, primo angolo, inserisco l'intersezione di queste due linee, secondo angolo inserisco la lettera R. Poi magari se eh, invece non volevo mh, inserire eh, la rotazione, eh, dovevo magari invece scegliere un'altra opzione a questo punto è sufficiente e vediamo tra le parentesi angolari un'ulteriore opzione scegli i punti con la lettera S di Savona cosa fa questa opzione scegli i punti niente annulla in sostanza la, eh, la richiesta dell'angolo di rotazione e ritorna alle opzioni precedenti quindi magari non, no, non si voleva cambiare angolo perché l'angolo 0 andava eh, era giusto l'angolo 0 cioè costruire il rettangolo in eh, orizzontale o verticale quindi, quindi vogliamo uh, ritornare all'opzione precedente quindi inseriamo la lettera s di savona s per eh, scegliere l'opzione scegli i punti e quindi ritorniamo alle richieste eh, prima quelle effettuate prima di entrare nell'opzione rotazione, ecco, vediamo aria, quote eccetera, eccetera. Quindi inseriamo quote, inseriamo lunghezza 60, lunghezza 40, e inseriamo rettangolo ecco, con inclinazione di 0 Ora ritorniamo alla grafica. Abbiamo visto quindi l'ultima opzione del secondo gruppo, opzione Rotazione, e, eh, che ci consente quindi di eh, costruire un rettangolo ruotato eh, di un determinato angolo e all'interno eh, all'interno dell'opzione dell Rotazione troviamo anche la voce Sceglie i punti che selezionandola ci fa ritornare alla, ehm, al menu delle de opzioni, cioè aria, quote e rotazione. Ora andiamo a vedere la successiva opzione. Ecco, come ho detto all'inizio, andiamo a vedere il primo gruppo gruppo di opzioni ehm, sono costituite più che da opzioni da impostazioni e quindi troviamo 5 5 voci cima elevazione raccordo altezza e larghezza quindi iniziamo a vedere l'impostazione cima cioè selezionando prima ancora di selezionare il primo angolo il primo punto del, che, eh, che rappresenta il vertice del primo angolo possiamo selezionare queste impostazioni. Possiamo quindi inserire la lettera C di Como per scegliere l'impostazione in cima Cosa ci viene richiesto? Ci viene richiesto specificare prima distanza di cimatura del rettangolo, che è questa distanza che vediamo qui nella figura. E quindi dobbiamo inserire un valore e confermare il valore, il valore di default eh, visualizzato tra le parentesi angolari stessa identica cosa nella seconda richiesta dove viene, richi viene impostata la seconda distanza di cimatura quindi equivale alle distanze di cimatura come per lo strumento cima che abbiamo già visto solo applicato allo strumento rettangolo ossia quando andiamo a costruire un rettangolo viene costruito con questi angoli eh, con, con cimature, prima distanza di cimatura seconda distanza di cimatura quindi poi impostata la, eh, questo, questi valori diciamo ritorna quindi alla richiesta di specificare il primo angolo e poi di seguito il secondo angolo quindi andiamo a vedere in AutoCAD allora quindi costruiamo allontano ecco, uh, riduco lo zoom, il fattore di zoom è con la rotolina del mouse e quindi in, in, seleziono anche qui strumento, eh, lo strumento rettangolo dalla barra degli strumenti di segna quindi inserisco rettangolo e allora prima ancora abbiamo detto ecco, prima ancora di inserire il primo punto per il primo angolo inseriamo invece cima lettera C di Como eh, sì, cima lettera C di Como ecco le prime richieste, specificare prima distanza di cimetura del rettangolo magari imposto, non so, una distanza tipo 40 abbiamo 0, tra le prende angolari imposto 40 poi specificare seconda distanza, imposto 60 invio, ecco, qui vediamo tra le prende angolari prendere l'ultimo valore, valore, valore immesso che era 40, quindi ci ripropone 40, noi però inseriamo 60 e confermo la seconda distanza di cimatura con invio e quindi ritorno alle richieste quindi specificare primo angolo, quindi individuo un primo punto per il primo angolo e poi vado a lo, lo inserisco in maniera dinamica in modo standard, senza le opzioni e il secondo punto eh, si sì, eh, vado a selezionare il secondo punto ecco vediamo che viene generato il ora sposto anzi cancello questo rettangolo precedente ok ecco vediamo infatti il rettangolo che eh, è stato costruito con gli angoli eh, con, cimature, con cimature cioè prima distanza seconda distanza di cimatura e ora però questa distanza di queste cimature rimane impostata cioè quindi se vado a costruire nuovamente un altro rettangolo mi ritrovo sempre con queste distanze quindi cosa dovrei fare per ritornare ad avere un rettangolo con angoli non smussati quindi dovrei selezionare sempre uno strumento un rettangolo prima ancora di inserire il primo punto eh, riselezionare la lettera C di Como per cima e quindi qui impostare a 0 questi valori 0 e 0 per la seconda distanza quindi da questo momento in poi tutti i rettangoli costruiti con lo strumento rettangolo quindi avranno eh, avranno angoli non smussati no? senza non smussati sì. e quindi l'impostazione, ecco questo per dire che l'impostazione rimane impostata al suo interno, cioè una volta impostati questi valori rimangono rimangono Bostate questi valori, queste distanze fino a quando non si interviene nuovamente per cambiarle.